che doccia. scorrere doccia, sì, stupendo. Tu lo sai che Mike è stato poi Ripartiamo con le nostre interviste dopo il periodo natalizio. Oggi abbiamo veramente un pezzo da 90 del basket italiano. Tra tutte le interviste che abbiamo fatto, quello sicuramente più strutturato fisicamente, il centro, quello che è il centro per eccellenza. Benvenuto, Dennis Marconato. Grazie, buonasera a tutti. Allora, Io, visto che... Sì, scusa, no, no. io chiedo scusa subito agli amici perché ha una telecamera incastrata dal basso che non rende giustizia al fatto che Dennis non è ingrassato, è solo la telecamera piazzata dal basso, altrimenti Dennis è in forma smagliante e pronto a poter già giocare con chiunque. Era... Esatto. Ciao Grazie Dennis, Paolo. scusami, però volevo precisare perché qualcuno poteva dire, oh, ma dai, è ingrassato. No. No, no, la telecamera del computer, purtroppo. Hai fatto bene, Paolo, a puntualizzare. Visto che abbiamo introdotto parlando del centro, e noi siamo sempre alla ricerca di un centro perché è sempre uno dei pezzi di mercato più importanti, chiediamo, a parte, vabbè, di giocare con noi, ma non siamo molto logisticamente a portata di mano, però come nasce un centro? Serve tanta natura.
serve tanto talento, serve tanto lavoro. Cosa dobbiamo fare per crearci un buon centro per la nostra società? Beh, intanto diciamo che serve l'altezza e dopo bisogna essere all'altezza per giocare come centro e a basket. E poi tanto lavoro, bisogna essere consapevoli che bisogna fare un ruolo un po' di sacrificio che però dà tante soddisfazioni ed è importantissimo. E il centro, diciamo un centro grande e grosso, come l'ero stato io quando sono maturato per bene, e diciamo che era un punto di riferimento anche della squadra, cioè il playmaker e il centro. E soprattutto in difesa eravamo, sì, come centro è importantissimo perché deve dominare l'area. E lì ci vuole tanto lavoro, ci vuole anche testa per capire il proprio ruolo. Lo possono far tutti, diciamo che l'altezza è relativa, perché ormai per fare un buon centro adesso c'è anche Heinz all'Olimpia, che infatti è due, neanche forse 2 metri o meno, forse meno. Anch'io ve l'ho guardato, però se si guarda è incredibile come domina l'area, nonostante non sia altissimo, ecco. Questo secondo me è cambiato un po' negli anni questo ruolo. Tantissimo. Io ho cominciato negli anni 90, 94, 95 a cominciare a giocare a basket in Serie A, poi nel 97, 99 fisso. E quindi ho visto 3 decadi di basket italiano. E ho visto che all'inizio, quando giocavo, io c'avevo Rusconi come centro di peso. Poi è cominciato ad arrivare Rebraccia, un centro ancora molto più dinamico, e pian piano negli anni ho visto lo sviluppo che il centro doveva essere quasi un 4 che saltatore, ecco. E infatti fino adesso nel campionato italiano pochissime squadre hanno centri grossi, hanno molto più atleti, ecco. Perdonami Denis se ti interrompo, però non so se vuoi presentare un ragazzo giovane che si allena da noi da poco, aveva una domanda da farti, tu che hai esperienza, centimetri e chiaramente peso in questo caso. Se vuoi presentare tu, presidente, il ragazzo che si è appena inserito. Sì, è un ragazzo di prospettiva che abbiamo curato anche da giovane, da piccolo, e insomma aspettiamo che sbocci e che diventi un grande centro. Con noi Andrea Michelori. Ciao a tutti, ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao Paolo. Ciao Denis, quanto tempo. Abbastanza, dai. Ti vedo bene in forma. Come sgomitava Denis o alla fine quando correva meno un po' di più, ma sì, all'inizio quando in piena carriera era devastante, fortissimo. Poi alla fine insomma si difendeva perché io sgomitavo per tenere lui e quindi lui un pochino rispondeva, però nello spirito sportivo, dai. Ricordi. Niente, vedo che sei dimagrito, Denis. Calla, no, abbiamo appena detto telecamera. Perché devi approfittare di questo? È un problema di telecamera che parte dal basso, quindi no, questa distorsione qua. Vabbè, c'è tempo. Ma, visto che ci sono due lunghi collegati, qual è il fondamentale più importante per un lungo? Ma sono tanti fondamentali, dai. Forse quello più importante è sapere stare in campo nell'area, secondo me è la cosa più importante, perché faccio l'esempio più banale: il centro deve prendere il rimbalzo, sì, però deve anche capire quando c'è una presentazione, deve stare molto attento
per gli aiuti, quando parte il tiro deve anticipare l'attaccante nel tagliafuori, deve quasi capire dove va la palla. Cioè, stare in campo o stare nell'area non è facile, sia in difesa che in attacco, perché in attacco ti devi muovere a seconda di cosa fanno gli altri, ecco. Certo. Io penso sia una cosa questa, dopo ovviamente il gancio, il tiro, tutto il resto è importante. Sì, sì. Dai, Andrea, cosa dici? Io dico, adesso mi viene da pensare un po', deve essere anche molto intelligente, nel senso che dal lungo ci si aspetta sempre un aiuto in difesa, e se non fa quello viene sempre massacrato. E in più poi dopo deve essere anche intelligente a tenersi buoni i piccolini, no? Che spesso vogliono fare i punti, spesso vogliono tirare, però noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi, quindi esatto. Loro sono furbi, spesso veloci, rapidi, e noi invece a volte siamo anche molto generosi, ecco. Essere generosi è una grossa qualità per un lungo, ecco. Giusto. Grazie. No, però scusa Press, a volte Miche nell'ultimo periodo diceva, sai, nel lungo però è difficile che arrivi l'ossigeno al cervello, ma è vera questa affermazione? Oppure è una diceria che, se vorrei dire, che i piccoli fanno, cioè l'avete provato in prima persona? Perché Miche l'ho sentito, conferma questa affermazione, me l'hai detta, voglio dire. O era riferito ai lunghi sopra i 2,10 o c'è una taglia particolare per l'ossigeno? Non... Dopo i 40 proprio È una combinazione di parametri, età, altezza, che va bene. Senti, ma Dennis, cosa avresti fatto tu nella vita se non avessi giocato a basket? Ma a me piaceva fare il meccanico di auto. Io avevo questa passione per i motori, quindi il mio sogno era quello di andare in una scuderia di Formula 1, tipo la Ferrari, a cambiare le gomme, mettere le mani sul motore, questo. Diciamo che mi è rimasta un po' perché mi appassiona molto la meccanica e tutto, solo che dopo crescendo era un po' dura, ma anche testare le macchine di Formula 1 sarebbe stato bello, però... Mm-hmm. 2,10 che entra su una macchina in Formula 1 però... Sì, devono ristudiarla un attimino. Esatto. Ma tu adesso pensi di restare comunque nel mondo del basket come attività o? Sì, io ho questa squadretta qua a Estrana, facciamo una serie D con i giovani, tutti 2001-2002, e in più alleno l'Under 18, l'anno scorso ho allenato anche l'Under 14, e no, io preferisco tutta la vita i giovani e cercare di insegnargli qualcosa a questi giovani, insomma, cercare di lasciare un segno, ecco. Mm-hmm. Collaboro un po' con Treviso Basket, però diciamo che l'idea di allenare mi piace, però non diciamo che non sono ancora pronto magari per pensare di andare a allenare ad alti livelli, ecco, tipo come professionista, una serie B, una serie A2, cioè cominciare quella carriera lì. Non mi sento ancora pronto perché mi sto divertendo con i giovani, ecco. È sempre un bel inizio. E quali sono i principi, i principali valori che vorresti trasmettere a loro, quelli sia della tua che hai imparato nella tua carriera, ma anche magari dei valori che hai poi percepito da qualcuno dei tuoi allenatori? Dopo parleremo di che tipologie di allenatori hai avuto nella tua carriera. Ma i valori che cerco di fargli capire, la prima cosa è l'impegno, cioè loro quando inizio da me facciamo allenamento, cominciamo il campionato e tutto, chiedo a loro di mantenere l'impegno e ogni allenamento di tirare fuori sempre qualcosa in più, nel senso se oggi arrivano a toccare la retina, io voglio che dopo un mese arrivano a
toccare quasi il ferro, ecco. Voglio che ogni volta si spingono sempre più più in là di quello, alzarsi l'asticella ogni volta. È una cosa difficile, perché quando gli chiedi una cosa a un ragazzino, anche 18 anni, tipo vai a toccare il ferro, vai a schiacciare, non ci arrivo, però non ci prova neanche, quello a me fa incazzare, quello che non ci prova neanche. E l'anno scorso ho provato a insistere su questo, anche se uno dice non ci arrivo, gli ho detto vai su fino a dove arrivi, vediamo dove arrivi, arrivava il ferro, e poi a fine anno più di qualcuno è arrivato a schiacciare, di quelli un po' più altini. Quindi diciamo che quando riesce a dargli la consapevolezza che non c'è un limite, loro veramente crescono alla velocità della luce. L'ho visto con i fondamentali e con tante altre cose, e questo è una soddisfazione, perché veramente se li prendi da piccoli, tipo 14 anni, e gli insegni queste cose, secondo me dopo si divertono molto di più. Tu te li ricordi i tuoi allenatori delle giovanili? Sì. Mi ricordo benissimo. Ho avuto, allora, io ho cominciato a 13 anni e mezzo e non sapevo né palleggiare, cioè ero alto 1,80, sì, e stavo crescendo ancora e non sapevo far niente alla fine, e ho cominciato con i ragazzi B per la Benetton Treviso, cioè quelli più scarsi, che dove andavamo prendevamo 40 punti e non giocavo mai. E quell'anno lì avevo Paolo Sfiso, l'allenatore, che adesso è tornato a Treviso Basket, con i giovanili, e lui mi prendeva un'ora prima ogni allenamento a fare i fondamentali, e da lì è cominciata la carriera, perché veramente miglioravo tantissimo, ero uno che ascoltava tantissimo, cosa che tanti giovani fanno fatica, e mi fidavo dell'allenatore, e pian piano ho cominciato a fare allievi A, con gli allievi A, poi i cadetti, e giocare sempre di più, e così via. Quindi comunque anche secondo noi il settore, cioè lo staff che lavora col settore giovanile, deve essere sempre scelto con cura, perché è uno degli aspetti più importanti delle società. La passione, ci vuole passione, ci vuole tempo, pazienza, ma soprattutto se un allenatore ci crede sul suo giocatore, penso che abbia già fatto tantissimo. Guardi tanta pallacanestro tu ancora, o è una cosa che invece guardata in televisione non ti piace tanto? No, la guardo quando posso, perché da quando mi sono ritirato c'ho la famiglia, cioè, come si diceva con Paolo prima, mai stato così tanto a casa, che dopo anche la moglie magari delle volte dice Madonna, gli manca le trasferte che facevo. Eh sì, quando poi ci si abitua a un certo ritmo, dopo è difficile trovare, esatto, ritrovare gli equilibri. E allora il basket cerco di guardarlo, però dopo c'ho anche i figli che mi rubano la televisione, cioè non è facile, ecco, diciamo. Ma quale ti piace di più? Guardi un po' l'Eurolega, quando posso, il campionato italiano lo sto guardando un po' abbastanza di più, perché la domenica mi faccio zapping su tutte le partite, ecco. E abbiamo invece l'NBA, non sei un appassionato di NBA? Beh, mi piace, però non è, come si dice, è troppo spettacolo, ecco. No, dillo pure, perché ci troviamo assolutamente d'accordo in questo. Anch'io non riesco a farmi ad appassionarmi, mi piace, esatto, molto di più l'Eurolega e anche il campionato italiano.
Adesso io volevo approfittare di ringraziare Matteo, che è il figlio, perché ha prestato il collegamento al Miche. Però Matteo, il buon Miche che voleva salutare Denis, ma salutarlo perché invece so che adesso deve ha un impegno, e quindi volevo salutare Miche e ringraziarlo. E volentieri 5 minuti ancora, voglio sentire cosa dice. Azzola ti sta mettendo pressione, Denis, vuol vedere dove arrivi, ha detto. Ti vuole copiare dopo, copia le domande. Se hai qualche curiosità, fa la pura, è la domanda, Miche, che non c'è proprio. Stavo pensando anche a quello, perché in effetti... Io ce n'ho una, Miche, non so se può essere la tua, perché a me è piaciuto molto ieri sera guardare due allenatori che Denis conosce bene. E volevo capire da lui, Trinchieri coach, Messina coach, avere da lui un giudizio, al di là di quello che è stato poi quello che è accaduto in conferenza successivamente. Però lui ha vissuto un giovane Messina ai tempi della Benetton e gli anni della nazionale, ha vissuto Trinchieri probabilmente anche all'inizio, ma nell'esplosione di Cantù. E tu hai avuto tanti altri allenatori simili, particolari, preparati, competenti, mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe sapere un giudizio da parte vostra su due allenatori oggi che sono probabilmente il meglio della pallacanestro italiana. Tu, Miche, hai avuto anche Messina in nazionale, no? Nazionale sperimentale, sì. Due settimane. In America, forse. Sì, sì, ma poi più o meno ho inquadrato come lui, come modo di allenare, insomma, una persona che ti tiene sempre lì sul pezzo, non ti molla mai, ti fa stare sempre concentrato e quasi ti fa diventare, diciamo, una stagione, poi magari vinci anche tanto, ma una stagione penso siano tre stagioni di un allenatore normale, perché ogni allenamento è una pressione costante, partite pure, perché ogni allenamento prepara la partita, questo è il suo credo, ecco. Trinchieri l'ho avuto poco, l'ho avuto come assistente allenatore, quindi è diverso come assistente allenatore rispetto a un capo allenatore, ovviamente il secondo deve spesso intermediare tra allenatore, capo e giocatore, invece il primo allenatore spesso è quello che si prende tutte le pressioni, tutte le scelte, quindi... Onestamente io Trinchieri non credevo potesse fare così bene e mi fa piacere, ecco, perché ovviamente ai tempi si parlava molto di più di altri allenatori, ecco, Trinchieri era un emergente, si parlava invece incluso magari qualche altro allenatore che sembrava potesse fare meglio e non ha fatto così bene, ecco. Che tra l'altro Trinchieri è andato... Non dico subito, però abbastanza presto all'estero ed è sempre rimasto poi all'estero. Gli anni più importanti li ha vissuti a Cantù, proprio quando c'è stato il ritorno di Denis e il Baso negli anni dell'Eurolega. Sì. Esatto. No, ma Miche ha detto giusto di Ettore, però... Una cosa non è detta giusta, che una stagione sono tre, perché se avesse avuto Dusko Ivanovic, non so, quindi... potrebbe anche rilanciare, non lo dice, ma potrebbe rilanciare con Crespi, quindi lo dico io. No, però so di Ivanovic, ho sentito leggende, tutto. Leggende. Non batte nessuno. Che peso. Beh, poi abbiamo... Dimmi. Dimmi pure. No, dicevo che su Ettore è vero che però dopo è molto duro durante gli allenamenti, le partite all'inizio, poi dopo non dico ti abitui, però capisci il suo mantra, come ci si alleni e diciamo che la stagione dopo diventa liscia, perché non è che uno ti spreme fisicamente, ti spreme un po', vuole attenzione, però alla fine cerca di portare la squadra come vuole lui, come sta facendo adesso a Milano, ecco. Abbiamo un po' di domande in diretta, Press, ce ne sono alcune un po' più particolari, tra l'altro provengono da Cantù, perché c'è Andrea Bosa che dice: Denis, se in gara 5 nelle finali del 2011
avessero fischiato fallo su di te allo scadere, avremmo vinto lo scudetto. Puoi confermare? Era fatto. Porca miseria, vabbè, sì, c'era, ma cosa vuoi? L'arbitro lì ha preso un'altra decisione e basta. Contro era 2011? E secondo te contro chi ha preso un'altra decisione, presidente? Non fare queste domande. Poi si tornava, no, era gara 5, era? Gara 5 siamo arrivati a gara 4. Gara 4 era, sì, esatto. Sì, sì. Perché c'è di te e Michi di là. Eh sì, c'era lui che sapeva come andavano le cose, per questo cosa magari il fallo era suo. No, il fallo non era mio. No. Perché altrimenti avremmo fatto una caramba stasera. È incredibile. Era uno di quelli che diceva no, non è fallo. Era gara 4, giusto? Sì, però... perché... E poi c'era gara 5 da noi, gara 6, gara 7, no, 6, gara 5 gare o 7 era? Ma adesso mi viene venire il dubbio, io mi ricordo che abbiamo fatto 2 a Siena e abbiamo vinto tutte e due, poi gara 3 abbiamo perso a Cantù, sì, e poi abbiamo vinto gara 4, ma io penso che fossero 3 su 5. 4 a 1, gara 5 finita, ah. 4 a 1. E Bosa conferma che Lavrinovic aveva l'immunità sui falli, quindi era impossibile. Mi ero dimenticato gara 5, sì. Invece il buon Alberto Maifredi chiede qualche ricordo speciale sull'Europeo 99 o l'Olimpiade del 2004. Ecco, se qui posso introdurre un attimino, io allora oggi di solito prendo nota dei palmarès dei nostri ospiti, oggi ho dovuto stampare perché mi stancavo la mano, ma soprattutto io credo che un palmarès in nazionale come quello di Dennis pochi ce l'abbiano in Italia, perché ci sono ben 4 medaglie vinte in 7 stagioni, cioè è veramente stata un periodo... d'oro per l'Italia, eh? Esatto. Confermo. Io la guardavo, ma era bellissimo. E tra l'altro Dennis, se posso dire, non era un giocatore di alto livello in Italia come magari potevo esserlo io, ma era un giocatore di altissimo livello europeo, nel senso che in Eurolega non è che ci ha passeggiato come ho fatto io una stagione o due, ma lui c'è stato per diversi anni, compresa l'esperienza a Barcellona. Esatto. Ma conta di più, tanto per tornare alla domanda poi di Maif, cioè è più bello un argento alle Olimpiadi o un oro agli europei? Sono tutte e due soddisfazioni belle grandi, forse di più, cioè anche avendo perso contro l'Argentina, preferisco l'argento alle Olimpiadi. Diciamo perché c'è tutto dietro, veramente tantissimo lavoro, e la storia più bella è che arriviamo alle Olimpiadi senza che nessuno ci caghi, ecco, nessuno pensava questi qua sono arrivati, usciranno subito, abbiamo fatto la nostra trafila di partite, abbiamo vinto, abbiamo avuto anche un po' di fortuna avere degli incroci, perché quell'anno lì c'era l'America che non ha giocato benissimo, quindi si è trovata non prima del girone, ma mi sembra quarta, e ha beccato la Spagna che era prima subito. Quindi la Spagna è stata eliminata, è finita settima mi sembra, perdendo una partita, non ne abbiamo perse due. O tre, e poi la cosa più bella è che, cioè, quelle partite lì contro il Porto Rico e contro la Lituania ci siamo giocati di squadra in una maniera incredibile, soprattutto contro la Lituania, con ogni volta che c'era un giocatore che saliva in cattedra da Vaso a Galanda e compagnia varia. E poi giochi contro l'Argentina, che avevamo anche vinto nel girone di uno, però l'Argentina ovviamente c'era Ginobili, Pepe Sanchez, c'era giocatori che hanno cominciato che si stavano scaldando prima, e
è finita perdendo. La soddisfazione più grande è avere gli americani al terzo posto. Certo, cioè... è. Ma noi la scorsa primavera abbiamo dedicato una puntata di queste che abbiamo fatto con te oggi, con Charlie Recalcati che ci ha raccontato le Olimpiadi del 2004 e in diretta ci ha fatto vedere la medaglia d'argento, per cui è una storia che anche lui, guarda, non riuscivamo più a staccare, è durata un'ora e mezza, forse di più, perché ha iniziato a parlare, poi chiaro che anche era veramente preso da questa cosa. L'Olimpiade è la cosa più bella perché veramente è mondiale, cioè tu vinci l'Europeo, sì, però resta in Europa. L'Olimpiade, poi tutto anche l'aria che si respira nel villaggio olimpico, è tutto un insieme che veramente dà valore a quello che si fa, insomma. Che invidia. L'Olimpiade è sempre stato un grande sogno, impossibile perché non avevo nessuna qualità per arrivare a certi livelli, ma in qualsiasi sport andare alle Olimpiadi sarebbe veramente una cosa bellissima. Miche? Io mi ricordo anche che avevate giocato con la Francia, se non sbaglio. Ne avevate perso di 30, 35. All'Europeo abbiamo perso, mi ricordo, contro la Francia, sì, esatto. 39, no? Una cosa incredibile. E poi li avete battuti. Abbiamo tutti, esatto, cos'era? Ma quella di Svezia, mi sembra. Come cambia una partita, eh? Esatto. Una la perdi di 40 e poi vinci. Quella volta lì, 2003, soltanto le prime tre andavano all'Olimpiade e noi abbiamo vinto contro il terzo o quarto posto contro la Francia e siamo andati alle Olimpiadi del 2004. Era veramente contro la squadra che ci aveva dato 40 punti nel girone, ma erano straforti perché c'era Tony Parker, c'era altri due NBA, Dio. E ti dico, la cosa incredibile è che noi eravamo un gruppo dall'inizio, anche sotto di 40 nel girone, e siamo sempre stati un gruppo. I francesi hanno cominciato a litigare man mano che andavano avanti e non so di cosa, però si è visto benissimo che poi alla fine nel terzo o quarto posto non erano una squadra ma erano giocatori che giocavano per se stessi e lì abbiamo fatto la differenza noi come italiani. Evidentemente era una squadra che poi rendeva, perché magari non c'erano le individualità che poi sono arrivate dopo e magari abbiamo vinto meno, però evidentemente un'alchimia che invece ha funzionato e che ha prodotto un sacco di successi. Se pensiamo un po' di giocatori che c'erano, c'è Michele Mian, cioè, è un giocatore che magari nessuno conosceva, però se l'è portato a Boscia, è stato utilissimo. Avevamo anche Bulleri e dopo come secondo playmaker c'era... non mi viene Lamma, Davide Lamma. Cioè. Diciamo che e tutti hanno dato un contributo importantissimo, cioè non c'è nessuno che non giocava, quindi veramente eravamo un gruppo fantastico, quello era, secondo me. Sì, diciamo che era un'annata che partiva dal 72-73 fino al 77, che comandata diciamo dalle annate 75-74 che erano veramente fondamentali, devastanti, forse 76 sì, anche. Se tu pensi che nel 2003 Myers non c'era, perché non è venuto, Fucca non è venuto. Il Andrea Meneghin anche perché mi sembra stava male, cioè, avevamo i migliori giocatori che sono rimasti a casa, poi c'è stato un ricambio perché Abbio e tanti altri sono stati, sì, abbiamo fatto un ricambio generazionale, però
senza gruppo non si andava da nessuna parte, perché veramente eravamo, non dico i più scarsi di tutti, però insomma a livello individuale non avevamo molto, c'era anche Cittadini quell'anno là, 2003. Beh, però adesso esageri, esagerare. No, però invece la domanda nasce spontanea ed è quella un po' più particolare, che poi mi potrete dire cambiano i tempi e cambia anche una politica. Com'è possibile che noi adesso abbiamo giocatori che vanno dall'altra parte dell'oceano e non vinciamo, e invece quegli anni lì non ce n'era uno che andava dall'altra parte, o meglio, c'era forse Rusconi, ma in realtà Rusconi era già anni precedenti, c'era stato Esposito, poi il nulla. Il nulla fino ad arrivare ai tempi oggi, dove invece poi facciamo fatica a trovare dei risultati. Questa è una domanda da $1 milione, lo so, e ve la faccio a voi. Cioè, è che. Bah, ti dico, bisogna vedere anche, allora, quelli che erano in Italia giocavano tutti nelle squadre di Serie A e giocavano come me e altri in Eurolega da titolari. Purtroppo quelli che sono in NBA non a parte qualcuno, forse Danilo era un titolare, però gli altri erano tutti, non dico dei gregari, però dei specialisti, ecco. Il buon Bellinelli lo facevo entrare per tirare da tre, ecco, era specializzato dai tre punti. Dopo il problema è che quando tornano in nazionale avevano la pressione, essendo dell'NBA, magari di far di più di quello che potevano fare. E diciamo che è un problema sociale, perché magari i giornali chiedono se Bellinelli fa 2 punti, ha giocato male, anche se si vince. Questa è una cosa che andava capita subito, e magari un allenatore doveva anche mettere, come si può dire, dei paletti, ecco, cercare di far vincere la squadra, non il giocatore. Secondo me, dopo, sai, può essere tutte le sfighe del mondo. No, certo, c'è sicuramente anche quella componente lì che quando abbiamo fatto l'intervista con Gigi D'Antome abbiamo fatto questa domanda, perché lui è capitano, tra l'altro, della nazionale, e anche lui ha detto: è chiaro che se non si vince è sbagliato qualcosa, però sono arrivati in più occasioni a giocarsi magari il passaggio alla semifinale, o è mancato per un pelo con la Lituania, e che potevano invertire poi la tendenza, e oggi potevi essere qui a parlare di una grande nazionale, invece no. Per cui conta anche sicuramente che tutto funzioni in quell'occasione. Esatto, ci vuole un po' di fortuna. Posso dire una cosa riguardo? Anche due. Sì, se è una roba, no, se è una cosa piccante, dilla. Adesso abbiamo dei giocatori che magari in NBA 3-4 giocatori ci sono stati, però gli altri giocatori che sono parte della nazionale italiana non giocano in Eurolega. Chi gioca, gioca veramente poco, ma poco poco. Ai tempi, quando c'erano loro, magari nessuno era in NBA, ma erano 12 su 12 che giocavano l'Eurolega e arrivavano in finale in Eurolega, o arrivavano nelle Final Four. È capitato due squadre, tre squadre, Sì, quindi certo. giocavano ad alto livello Qualità in Europa. Quindi. delle competizioni che disputavano alzava il livello dell'esperienza dei giocatori di tutti quanti, e quindi era diverso sicuramente. Così come il buon Finzi scrive, ma alcune delle altre squadre europee hanno anche tanti giocatori che sono in più dall'altra parte dell'NBA. Noi ne abbiamo tre, due adesso, qualcun altro ce n'ha molti di più. E quindi anche lì torna il discorso. È vero tutto, nel senso che sicuramente sono generazioni che è difficile confrontare, e c'è una certezza che è quella di non avere oggi una pallacanestro ad alti livelli per esperienza di giocatori italiani che facciano pallacanestro ad alti livelli. Oggi c'è solo Milano per mille motivi, forse un po' la Virtus perché vuole tornare nel giro dell'Eurolega, ma non abbiamo squadre come prima c'era Siena, Milano, Treviso. Bologna. Virtus, Bologna. la stessa Virtus, certo. Sì, gli anni delle due Bologna. Ma invece oggi poi vedevo, Paolo, noi di solito andiamo a fare le Summer League a Bernareggio, invece Dennis è andato a Washington a farla.
ognuno la Premier League per l'NBA. Perché a Bennareggio non hanno preso, non so. L'esperienza è stata. Che esperienza è stata, e se era veramente un sogno o se a un certo punto, perché so che poi molti giocatori fanno questa esperienza estiva più così per vedere com'è quel mondo di là. Ma allora, era uno sfizio che volevo togliermi, avevo chiesto anche al mio agente di provare a vedere se potevo andare a fare sta Summer League. Era uno sfizio perché avevo il contratto con Treviso di altri 2 anni, quindi non è che potevo muovermi ai tempi. E ti dico che vedi un mondo totalmente diverso. Lì veramente sono strapreparati in tutto, da quando fai la riunione alla trasferta, e super organizzati. E la cosa più strana è che veramente tu devi pensare solo alla partita. Ti dico l'orario del meeting e della partenza, il resto ti devi arrangiare. Anche la borsa, ad esempio, la borsa te la portano loro, cioè tu te la trovi in spogliatoio con la maglietta e tutto. È una cosa stranissima per me, perché quando mi dicevo lascia qua tutto, e io dicevo no, devo portarmelo via, cioè, dopo lo dimenticate, avevo una paura poi di quello. Invece veramente super organizzati in questo, tu come giocatore devi pensare alla partita e basta, devi allenarti e va alla partita. Ti lasciano tutto il tempo, devi gestirti i tuoi tempi, riposo e essere pronta per la partita. Poi ti dico, la cosa più bella è che abbiamo fatto 4 giorni di allenamento a Washington, perché ero con Washington Wizard, e poi siamo andati a Boston a fare la Summer League. E a Washington ovviamente abbiamo fatto gli allenamenti con gli schemi che duravano 4, 5, 6 passaggi. C'era chin, head, insomma, tutti anche modi diversi di chiamare gli schemi, perché uno chiama 2, 3, no, allora hanno testa, shoulders, chin, così. Vabbè. E quando andiamo in partita, chiamo uno schema, ovviamente io ero molto abituato ero lì pronto, sapevo a memoria tutte cose. Dopo 2 passaggi partiva un tiro, io ero ancora pronto a fare il blocco. Poi non è, ma e dicevo, vabbè, sarà la prima azione così. No, invece erano tutte così, c'era veramente time out dell'allenatore che fa lo schema sulla lavagnetta, fa passaggio, bisogna che arriviamo al pick and roll. Quindi, dopo 2 passaggi veramente partiva un tiro e l'allenatore non ci arrivai mai. E da lì è iniziato a schifarli un po', così hai detto basta, io in quella Lega non ci vado e vado invece a giocare a Barcellona. No, non penso di potersi che avrei potuto avere l'occasione di giocare in NBA. Però da lì ho capito che non era il basket che sarei pronto a giocare io, ecco, quello, non ero preparato. Ma altra curiosità, lì però ho avuto la fortuna di marcare, di essere in campo quando c'era LeBron James, perché l'anno è stato scelto e sono andato vicino a stopparlo. Vicino, circa 1,5 metri mi mancava, però sono andato vicino. Esatto, spezzo una lancia a favore del mio caro amico che è qui con noi. Esatto. Io ho l'immagine del muso a muso di un giovane Michelori contro LeBron James, quindi e ringhia, cioè, contro LeBron James. Io posso dire di essere suo amico, quindi mi permetto di dirlo, va bene? Michel, la cena? Ero bello bianco, era bello grosso. Beh, qualcosa che vi accomuna, quindi anche questo, che avete giocato contro Non c'eri anche te, Dennis, lì? Tokyo, dov'era? A Sapporo. C'eri anche te. Sì. Ma non mi ricordo cos'è, l'hai steso? No, era una pala vagante, mi sono tuffato a kamikaze. detta così a loro non era bella, però, non volevi dire. Giappone, kamikaze.
È una domanda che mi è arrivata. Sì. Pensi che la pallacanestro di oggi sia diversa da quella di qualche anno fa per un lungo, e 3 consigli da dare ai nostri ragazzi per migliorare il gioco dentro l'area? Sì, è un po' diversa, però non vuol dire niente, perché vedo che in Europa, anche in Spagna, continuano a lavorare con i lunghi alti, quindi grossi, e cercano di valorizzarli. E poi un consiglio per migliorarli è, come dicevo prima, bisogna allenare un lungo a coprire l'area, a essere dominante dentro l'area, ad essere sempre pronto sia a aiutare e a tagliare fuori, a difendere il suo in difesa, e in attacco a fare i blocchi bene per liberare il piccolo. Cioè è un ruolo, diciamo, di sacrificio, però se faccio l'esempio, se fai bene un blocco, il piccolo tira e magari vede che gli hai fatto qualcosa per te, quindi la prossima volta magari ti farà l'assist, sicuramente prende fiducia. È una cosa importante avere che il lungo lavori in questo modo. Poi le soddisfazioni arrivano sempre. E faccio un esempio. In una Coppa Italia, io la prima partita di Coppa Italia ho preso tipo 18 rimbalzi totali, cioè una cosa che non sono mai aspettato, però allenandomi sempre per aiutare gli altri, questo alla fine è venuto naturale, perché vai sempre su ogni pallone. È questo che bisogna, come si può dire, lungo deve essere sempre pronto a qualsiasi evenienza, a fare 2 punti o a farne. Io faccio un altro esempio: a Pesaro un anno, contro Pesaro, allenata da Caglia, mi ricordo, e c'era Michele Mian dall'altra parte, e mi ricordo che sono partito i primi 10 minuti avevo fatto 2 punti, forse il primo quarto, poi ho finito la partita 27 punti, ma perché riuscivo a fare i blocchi su Tyus Edney, che poi era un fenomeno di playmaker, e lui ovviamente, dato che era uno degli americani più forti, lo andava a raddoppiare, mi passava sempre la palla, io ero pronto a segnare sempre, e questo fa la differenza. Adesso dico questa cosa: vedo i lunghi che tirano da 3 punti, io adesso non dico li strozzerei, però cavolo, non è il cioè, io dico, non è il vostro lavoro, cioè abbiamo tanti piccoli che si allenano in tutto l'allenamento a tirare da 3 punti basta, appunto. Io qui mi dicevo, dovevi tirare più da 3 punti, avevo giocatori in squadra che erano dei fenomeni da 3 punti, non potevo mettermi anch'io, quindi è capire il proprio ruolo, ecco. Però la tua manina ce l'avevi, eh. Cioè, devo dire che la sua manina da 3 punti la poteva anche mettere al servizio della squadra, no? La mettevo sui dal tiro dei 6 metri, 5 metri, quello piccolo roll, e tiravo, quello è un tiro che andava tuo. Benissimo. Esatto. Cosa dice Michi? Te tiravi da 3 punti o no? No. Io dovevo giocare quando la pallacanestro non c'era neanche la linea da 3. Era meglio. E se c'era, gli hanno detto di non guardarla. Vabbè, comunque sì. Abbiamo toccato brevemente prima i tuoi allenatori, però diciamo che sono passati, perché abbiamo parlato sia di quelli della nazionale, quindi Tanevic, Recalcati, Messina, e poi ancora hai avuto nei club allenatori del calibro di Messina, D'Antoni, dicevamo, e Obradovic. Ma Obradovic prima non l'hai citato tra gli allenatori, quelli un po' pesanti, che, cioè, quindi non è quell'allenatore che sembra quando vedi che si incendia nelle partite, o è un tipo diverso? È così. Obradovic è così. Lui, quando è arrivato a Treviso, noi avevamo... Mike è andato via, è andato in America, e lui è arrivato al posto di Mike, e
secondo me, ha voluto trasformare, cioè resettare l'andamento di Mike, perché con Mike, come dicevo prima, facevano degli allenamenti di un'ora e mezza, un'ora e un quarto, ma abbastanza dinamici e poi basta. E secondo me ha voluto resettare, perché anche aveva un modo diverso di giocare, puntava molto sulla difesa e sul fisico. E le prime tre settimane facevano 2 ore e mezza di allenamento tutte le sere e si finiva con 3 suicidi di fila. Quindi è abbastanza duro anche Brad, però dopo, durante l'anno, devo dire che quando lui ottiene, come si dice, che la squadra gioca come vuole lui, al suo ritmo, con la sua, cioè come pensa che deve giocare una squadra, con intelligenza, pensando cosa fare, cosa non fare, diciamo che dopo anche lui, essendo ex giocatore, è stato bravissimo a dosare gli allenamenti. Non era, come si può dire, un generale di ferro, ma era molto elastico in questo. Solo che quell'anno lì mi ricordo che ha voluto, secondo me, resettare quello che c'è stato prima e ha voluto buttare le basi per la sua pallacanestro, che era molto più, meno punti, più difesa, ecco. Poi l'ultima domanda, poi ti lasciamo andare, che sei già stato troppo gentile con noi. Ho visto che c'è stato questo passaggio da Treviso, prima di credo che la tua consacrazione un po' come atleta sia avvenuta non tanto a Treviso, ma nell'anno che hai fatto a Padova. È vero questo? Allora, diciamo di sì. Io ho fatto un anno a Treviso in panchina, dopo ho fatto un anno a Padova in A2, dove bisogna dire che la fortuna che c'era, che c'era un americano solo, okay. Quindi ero sempre in campo, ho fatto anche abbastanza bene. L'anno dopo sono tornato e avevo davanti Rusconi Rebraccia, e non è che avessi molto spazio, bisogna dire la verità, però una cosa importante che ho fatto e che mi è servito proprio per la carriera era quella di allenarmi forte tutti i giorni. E anche il giorno della partita, che c'è il tiro la mattina ad esempio, io ero l'unico dei 10-11 giocatori, quello che si allenava con Renato Pasquali e facevo 50 schiacciate, 60 schiacciate, tutti i movimenti, questo, tutti prima della partita. Giustamente all'inizio io dicevo, ma perché devo sudare? E l'allenatore mi dice, il vice allenatore Pasquale mi dice, guarda, tanto quanto pensi di giocare oggi con Rebraccia e Rusconi davanti? Al massimo 3 minuti, quindi ti alleni. E io ho detto, va bene, zitto, muto, facevo, e mi divertivo anche a schiacciare. Così. E quella è stata la fortuna, perché poi quell'anno lì, durante i play-off, ho giocato pochissimo, però durante i playoff alla palla 2 Rebraccia si scaviglia sulla palla 2 contro Cantù, poi e che poi c'è anche Dado Lombardi, poverino. Oggi abbiamo saputo, oggi è arrivata adesso la notizia. Sì. Era una delle cose che vi avrei chiesto di ricordare, tra virgolette, nella persona e nel sorriso. Io ho dei ricordi, ma delle cose dette da Cristian Di Giulio Maria, che è il mago della copia di Dado Lombardi, e ricordarlo col sorriso sarà una domanda che faremo in chiusura, perché credo che sia uno. Esatto. Insomma, dall'altra parte c'è Dado. Entro, allora si scaviglia Rebraccia, io ero tranquillo in panchina nel mio angolino, cioè uno degli ultimi, tranquillo, bello tranquillo. Entrerà Rusconi, poi Rebraccia lo fasceranno, figurati così. Invece Mike mi fa, Dennis, vai, io mi giro, faccio, Dennis, sei sicuro? Ho detto così, vai dentro, mi fa, vai dentro. Così. Vabbè. Insomma, in 4 minuti o 3 minuti ho fatto 8 punti, 6 rimbalzi, una cosa del genere. Cioè, con il rischio che fossi già stanco, perché se alla mattinata avevano fatto allenare 50 schiacciate. Però andavo talmente veloce è una parola grossa, però prendevo rimbalzi così, ero preparato, ecco.
è quella la cosa che adesso io ho avuto anche l'occasione, man mano che diventavo più vecchio in carriera, a vedere i giovani. Sono stato a Cantù quell'anno lì con Paolo, 6 mesi, vedevo i giovani che non si allenavano perché dico, intanto non gioco. E questo è il problema più grosso. Intanto non giochi, non lo saprai mai. Devi essere preparato perché se capita qualcosa, io quell'anno lì sono arrivato preparato ai playoff contro Cantù perché si è scavigliato Rebaccia. E da lì ho cominciato a giocare sempre di più. Mi alternavo con Rusconi e Rebaccia. Cioè, quindi è stata lì la consacrazione. Quell'anno lì, la preparazione, essere sempre pronto. E poi ci vuole, purtroppo, ci vuole anche un po' di fortuna in tutto. Forse la mia fortuna è stata che si è scavigliato il mio compagno ed io ho fatto bene, perché se facevo male, Un'opportunità, certo. esatto, se facevo Sono male, un'opportunità magari. da cogliere. Esatto. Purtroppo è così. Ha messo un piede sotto. Per chiudere con una battuta, se c'è un episodio, se avete un episodio per ricordare col sorriso d'Adone nell'occasione, ahimè, di una giornata come oggi in cui ci lascia un allenatore, un'icona della pallacanestro per mille motivi, per una competenza, per una professionalità e per una simpatia, perché non lo conoscevo di persona, ma da quello che ho sentito era anche una persona particolarmente simpatica. Avete Ma qualcosa, un ricordo, c'è qualcosa che... io ti posso dire, a me incursiva come allenatore da sempre quando giocavo perché era un personaggio. E poi parlando con Spogliatoio B di Cantù, storie simpaticissime sono venute fuori. Ma ho parlato anche con Chiacchi, parlavo anche con lui. E Chiacchi, quando ce l'ha avuto a Siena, mi diceva che il Dadone è talmente scaramantico che una mattina c'era pesi e tiro e il buon ghiaccione fa al Dadone: Dadone, se segno da metà campo di gancio, no, andiamo tutti a casa e sicuramente vinciamo domenica. Con una cosa del genere. Lui ha tirato, ha segnato, ha mandato tutti a casa. E quella... Io dico: ma dai. Li ha mandati a casa, poi domenica hanno vinto anche, quindi è una roba. Il Ghiaccione me lo raccontava sempre che è così, cioè era super scaramantico. Tu l'hai avuto solo da avversario, comunque, non hai mai avuto, Solo anche tu, da mica tu l'hai avuto da avversario, l'hai mai conosciuto da avversario? no, anch'io solo aneddoti, ma non l'ho mai avuto, esperienze mie non le ho, Se... però mi ha sempre parlato molto bene, quello sì. Però non ho esperienze mie. Dirette. Va bene. Press, abbiamo due lunghi, te la senti di fare l'ultima proposta per provare a vincere questo campionato? Perché secondo me Miche potrebbe adattarsi a giocare da 4 e potrebbe chiudere la carriera sognando di chiudere un ruolo che, sai. Lo facciamo, facciamo ti permettiamo di iniziare a tirare da tre, dai, così Mi dispiace per dirle viene. da Dennis è a questo posto. momento. Io sotto. Anche perché c'è la casa, c'è la figlia che gioca qui a Milano, non dovremmo trovare neanche la casa, ecco, Ah troviamo sì, un comunque ci accordo. sono già questi, non sapevo che c'è questo canale, pensavo fosse improponibile, invece adesso ne Se ci parliamo. sta credendo. Guarda, l'unica cosa, noi possiamo proporre tanta simpatia, tanti soldi, non ce ne sono, perché poi se ti occupi di una società adesso di Sì, basket, dilettantistica, lo sai come girano le cose, per cui non è sicuramente quello il problema. E vabbè. ma Niente. largo ai giovani, quindi puntate sui giovani, fateli crescere che c'è bisogno, è importante. Quindi Michele Ori mi dispiace. Anche lui fuori. Ma vedi che anche però l'esperienza a volte è utile per insegnare, per far crescere poi, per essere di esempio ai giovani e mettercela sempre tutta per ottenere i tuoi obiettivi. Niente, io chiudo la bellissima chiacchierata di questa sera. Ringrazio tanto Dennis per aver partecipato. Ringrazio Miki, che è sempre il benvenuto in casa socialosa. E ringrazio Paolo, perché poi è sempre il nostro procacciatore, il nostro. Grazie.
uomo del... Diciamo che ogni volta è un piacere ospitare degli amici, prima esatto. che dei grandi campioni, perché questa è la cosa che di solito nei rapporti sono le cose che restano, e Dennis me lo ha dimostrato in tante occasioni, non ultima la giornata o momento in cui abbiamo organizzato un evento a Lecce e ricordato mio papà. Dennis è stato un angelo custode, perché è venuto giù giorni prima per fare la conferenza stampa, poi venne giù per fare la serata, quindi a Dennis mi lega il fatto che anche se non ci sentiamo mai, la volta in cui alza il telefono Dennis risponde presente, e questo per me è un onore, perché lui ha fatto la storia, io ci sono stato di passaggio nella pallacanestro, però ho la fortuna di conoscerlo. Grazie. No, grazie a tutti voi, guarda, felicissimo di questa trasmissione che sono intervenuto, guarda, e se volete prossimamente, magari di persona, davanti a molto, molto volentieri. Molto, molto volentieri. Con speriamo piacere che... enorme. Esatto, appena passa sto momentaccio. Sì. Dobbiamo poi recuperare facendo tanti assembramenti, siamo prontissimi per questo. Esatto. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato e a presto. Ciao, ciao. Ciao, buona serata. Ciao a tutti.